secondo voi, dico, le deviazioni mentali, la mafia, i terrorismi, le mafie, le corruzioni, la violenza, violenze sessuali, le violenze non esistono? Non esistono. In più le persone che dicono, quando io gli racconto una cosa, no? Un'esperienza, un fatto serio, stiamo parlando qua di cose importanti, stiamo parlando di reati e di fatti importanti, non di sciocchezzuole. Quindi quando io ho raccontato a delle persone questa esperienza, quello ho provato a denunciare, a fare. Quindi secondo le persone peggiori, cioè peggiori, le persone che dicono no, che negano, che non mi vogliono, che non mi credono o che non hanno creduto, non hanno provato neanche minimamente dandomi una risposta concreta, non stupidaggini, risposte stupidaggini come il tempo o altre cose. Siccome si parla di cose grosse, importantissime, quindi queste violenze, queste cose non esistono. E le persone che negano, secondo il mio parere, quando qualcuno mi nega, tutti quelli che mi hanno negato sono i primi ad essere in mezzo, i primi, i secondi, i terzi, devono essere. Verificato per quale motivo negano, perché sono compromessi in questi fatti. Perché se uno nega o vieta o ti dice no, ti deve dare una motivazione, non basta il no e basta. Allora, se c'è il no e basta o se le motivazioni non sono giuste, bisogna che in automatico scatta il fatto che queste persone sono compromesse, quindi ne sanno qualcosa e si stanno buttando, stanno facendo, come si suol dire, i nofri, quindi stanno facendo finta di niente, stanno facendo il lavoro di altri, stanno spalleggiando altri, si stanno associando in maniera diretta o indiretta ad altre persone, stanno facendo il gioco altrui, quindi quello che io denuncio. E quindi sono denunciati ancora. Tutte le persone che negano, che mi dicono no, senza dare una risposta. Non esiste il sì e il no, già ve l'ho detto, questo è un obbligo, questa è una truffa come quella che fece il magistrato, mi fece il sì o no, non esiste. Nella cosa tu puoi dire sì per questo motivo, no per questo motivo. Stop. Questo è tutto. Quindi anche il magistrato deve essere indagato, tutta questa gente è contro di me e questi no, cioè sono la prova lampante che c'è qualcosa, queste negazioni sono la prova lampante che c'è qualcosa. Ciao a tutti, o quasi.
locali